Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Lo zucchero non abita più qui. Zucchero Zero, i gustosi biscotti Giampaoli senza zucchero. Giampaoli, 100 anni di nuove dolcezze. Buongiorno da TG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. In primo piano la cronaca, una notizia dell'ultima ora che trovate pubblicata anche nella homepage del nostro sito www.tvmarche.it. Stiamo parlando di una giovane di 26 anni scomparsa dalla scorsa notte a Morro d'Alba. La ragazza non ha fatto rientro a casa. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, che hanno fatto scattare le ricerche coinvolgendo vigili del fuoco, protezione civile e 118. Al momento però le ricerche non hanno dato alcun esito. Chiaramente poi gli eventuali aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni dei nostri notiziari. Le indagini invece della Procura Militare sui presunti abusi degli istruttori della caserma Clementi di Ascoli Piceno hanno portato a 12 indagati per violenze, minacce e ingiurie. Tra questi c'è anche il caporalmaggiore Salvatore Parolisi in carcere a Teramo, dove sta scontando 30 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Melania Rea. La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta su una serie di presunti abusi ai danni di donne soldato. Ed ora il vento forte, come previsto, sta sferzando le Marche ed in particolare dalla tarda serata di ieri ha provocato diversi danni a Fabriano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire ieri sera intorno alle 21 al Palasport cittadino per rimuovere circa 50 metri quadrati di copertura che si erano staccati volando a terra, per fortuna però senza colpire persone o auto in sosta. Numerosi poi gli interventi nella notte per insegne luminose o segnali stradali divelti, luminarie volate via, rami caduti in strada, abbattuto anche il grande albero di Natale in Piazza della Repubblica. I carabinieri della stazione di Iesi hanno arrestato un brasiliano di 30 anni che risiede ad Agugliano, pregiudicato dal settembre del 2013. L'uomo perseguitava la sua ex compagna, una coetanea di Iesi, colpevole di non voler ricostruire la loro relazione sentimentale. L'uomo era arrivato a picchiare la donna, a minacciarla di morte. La denuncia è scattata dopo che la donna, rincasando, ha trovato l'uomo dentro la sua abitazione. Cambiamo ora argomento, sono partiti i saldi da ieri, caccia al prezzo giusto dopo un Natale con acquisti in ribasso, franchising e catene di abbigliamento vanno per la maggiore, vediamo. Questi sono saldi seri, fatti bene e io approfitto come tutti. Per tanti l'unica vera occasione per fare acquisti. Così, se anche i tradizionali regali di Natale restano nella forma, ma diminuiscono nel contenuto, non ci si rinuncia, ma si spende di meno, allora i saldi invernali, dal 4 gennaio al 1 marzo, diventano il vero banco di prova per il commercio. Con un cielo che mal promette dalla mattina nella regione, gli acquisti partono tardi, ma partono. I commercianti respirano, ma sono poco avvezzi alle dichiarazioni davanti alla telecamera. I clienti cercano occasioni. Saldi, non troppa gente, prezzi vantaggiosi, per chi ha bisogno di acquistare vale la pena. Che prezzo ha ottenuto lei? 30%, 50% di sconto, il discorso è che non conviene più comunque comprare in altri periodi, i prezzi reali sono questi, secondo me ormai è diventato, la gente ormai aspetta il periodo di sconto. Qualcuno addirittura rimanda per qualche coda piuttosto lunga. Troppa gente, vengo con più calma, tanto gli sconti... Uno dei pochi negozi che ha troppa gente. Del resto, ma anche avete girato? Tantissimi, parecchie, quasi tutti i negozi sono pieni con le code. Ah, quindi lei comunque di gente ne vede? Tanta, oggi sì. Lei sta andando via perché c'è troppa gente. Sì, è vero. Non abbiamo tempo di aspettare per pagare. Poi c'è chi aspetta, non l'occasione, ma la compagna. Saldi, non ci sono andato. Non c'è. È un articolo che sinceramente non mi interessa. La vediamo con qualche busta però. Sì, ma non sono le mie, sono della moglie. Lei fa solo l'accompagnatore. Come sempre, quello che fanno i mariti. Secondo proiezioni Confcommercio, in media nelle Marche si spenderà 130 euro pro capite per i saldi.
E allora parliamo di salute, perché al Via, nelle Marche, lo studio su CCSV, sclerosi multipla, effettuato con successo il primo intervento presso l'ospedale di Macerata, tale sperimentazione che sta interessando diversi centri in Italia, nelle Marche, sarà condotta su 30 pazienti. Nuovi metodi di cura per CCSVI e sclerosi multipla nelle Marche, effettuato il primo intervento presso l'ospedale di Macerata. Lo studio, organizzato dall'ASL Marche e fortemente voluto dalla Fondazione Carima, è finalizzato a valutare l'efficacia e la sicurezza dell'angioplastica dilatativa delle principali vene cerebrali extracraniche in corso di insufficienza venosa cronica cerebrospinale associata alla sclerosi multipla, che si inserisce nell'ambito del progetto Brave Dreams, nato per dare una risposta concreta alla comunità scientifica internazionale e alle richieste dei malati, promosso dall'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara e guidato dal professor Zamboni, che noi di ETV abbiamo intervistato per capire la rilevanza e l'innovazione del progetto. Tale sperimentazione, che sta interessando diversi centri in Italia per un totale di circa 500 pazienti, è entrata nel vivo anche nella nostra regione, dove sarà condotta su 30 pazienti. Il primo intervento di disostruzione, avvenuto lo scorso 31 dicembre, è stato portato a termine con successo dal dottor Alborino nel reparto di radiologia del nosocomio di Macerata, dopo la selezione clinico-diagnostica effettuata presso la clinica neurologica dell'Università di Ancona e l'unità operativa dell'ospedale di Civitanova Marche di radiologia. La ricerca, che durerà almeno un anno, potrebbe diventare un punto di riferimento per ciò che riguarda la possibilità di cura di una patologia tanto invalidante quanto diffusa come appunto la sclerosi multipla, qualora confermasse i risultati attesi. Ci fermiamo ora per una breve pausa, tra pochissimo alla seconda parte di ETG Marche. Un caro saluto da Francesco di Salutein. Pensate all'importanza di un letto, dove passiamo tanto tempo della nostra vita, oppure queste poltrone che ci aiutano per il nostro benessere. Per funzionare bene dovranno essere personalizzate. Per questo vi invito nel mio negozio Salutein di Ancona per farvi toccare e provare la qualità e la funzionalità dei nostri prodotti, anche dopo l'acquisto, con l'assistenza tecnica diretta. Da oggi diamo più importanza ai nostri soldi. Diamo importanza alle cose importanti. Vi aspetto dunque da Salutein ad Ancona, in via Alcide De Gasperi 16, zona stazione. Ciao. Da Menghi Fallimenti a Montecosaro Scalo trovi tutto a prezzi da stop. Questo mese cucina 3 metri completa di forno, piano cottura, cappa, frigorifero e lavello a 890 euro. Divani in pelle a partire da 250 euro. E tante idee per il tuo Natale. Menghi Fallimenti, a Montecosaro Scalo, a 200 metri, uscita superstrada. Aperto anche la domenica pomeriggio. Venite a trovare! Stai cercando le offerte migliori per la tua vacanza? Ma allora stai cercando Criluma. Chi? Criluma, la nuova agenzia viaggi di Ancona che ti riserva tante proposte a prezzi incredibili. Mare, montagna, crociere, enogastronomia, vacanze studio o di lavoro. Vieni a trovarci o prenota una consulenza a domicilio. Personale qualificato saprà consigliarti la soluzione perfetta per il tuo soggiorno. Inoltre sul nostro sito internet tante offerte sempre aggiornate. Nasce Criluma, cresce la voglia di vacanza. Siamo in via Sandro Totti 2 ad Ancona. www.crilumaviaggi.com. La banca della provincia di Macerata è giovane e piena di energia. È già forte di esperienze. L'abbiamo voluta così, un faro per le piccole imprese e per i professionisti, un approdo sicuro per le famiglie che meritano serenità, una prospettiva per i giovani. La Banca della Provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Canale Marche SRL, concessionaria pubblicitaria per il gruppo ETV Marche Radio Center Music, ricerca per le Marche agenti di vendita ambo sessi da inserire nel proprio organico.
Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 25 e i 35 anni, cultura media superiore, buone doti comunicative, bella presenza. Precedente esperienza di vendita nei servizi costituirà titolo preferenziale. Si offre anticipo provvigionale adeguato, corsi di formazione, inquadramento e nasarpo. Gli interessati possono inviare curriculum dettagliato all'indirizzo email amministrazione@etvmarche.it oppure via fax allo 071 28 67 295. Seconda parte di ETC Marche, ampia pagina dedicata allo sport. Cominciamo dal calcio al Del Duca. Sarà la domenica dell'orgoglio bianco-nero, come l'hanno ribattezzata i tifosi dell'Ascoli. In 7.000, infatti, a sostenere la squadra di mister Giordano dopo il fallimento, impegnata contro il Frosinone nella prima giornata del girone di ritorno. In Serie D invece la capolista Ancona attende al Del Conero il Celano per riprendere la marcia con un occhio molto attento a quello che accadrà nel big match di giornata tra Maceratese e Termoli. Sfida tra terza contro seconda. Derby marchigiano tra Iesina e Civitanovese. Matelica sul campo della Miternina. La Vispesero in casa con l'Agnonese. Il Fano a Giulianova. Nell'anticipo televisivo invece di ieri pomeriggio è finito 1-1 il derby marchigiano tra Recanatese e Fermana. Infine il basket con la lotta a salvezza che vede coinvolte Sutor e VL, Montegranaro ad Avellino per tentare l'impresa, idem per Pesaro che invece in casa ha la visita di Brindisi, prima in classifica. Siamo in chiusura, vi ricordiamo che tutte le notizie le trovate pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarche.it. È tutto invece per questa edizione di ETG Marche, grazie per l'attenzione, buona domenica.